Salve, benvenuti in questo nuovo programma prodotto dalla Web TV Voce di Strada. Io sono Michele Autori, un giovane chef del territorio e condurrò delle puntate con questa nuova rubrica che si chiamerà Alla ricerca dei sapori perduti. Andremo in giro per il territorio e ogni volta presenteremo una ricetta della nostra tradizione in compagnia delle persone del nostro territorio. In queste puntate, insieme ai miei ospiti, faremo le ricette del nostro territorio e io darò a queste ricette un occhio diverso, un occhio moderno, usando delle varianti, delle alternative con ingredienti diversi e diversi abbinamenti. Questa sera in nostra compagnia c'è la signora Dionisia Guadagno di Albanella che ci presenterà la ricetta degli scauratielli. In questa puntata utilizzerò della cioccolata, della granella di noce e invece della solita forma classica degli scauratielli faremo delle piccole palline che poi saranno intinte nella cioccolata e scosparse di granella di noci. Signora Guadagno, Sì. quali sono gli ingredienti principali degli scauratielli? Scauratielli si fanno con, si mettono un po' di zucchero, un cucchiaio di zucchero, un po' di sale, un po' di limone, arancio, mandarino, che ci vuoi mettere? E Perfetto. poi fai tanta acqua, tanta farina e ho messo a bollo. Prima comunque esce a bollo. Allora, come esce a bollo, ci mossi giù la farina tutta una volta e poi gira. Perfetto, Quando e la che facciamo cuocere. si appena tutto il giorno o la granatura, diciamo così, e dopo si scende, si mettono un po' di olio dopo Sì. mettere il marmore e si fa, si ammassa. Perfetto, procediamo allora. Perché no? Eccoci qua. Nell'attesa che l'acqua inizi a bollire, ripetiamo gli ingredienti che utilizza la signora Dionisia. Bucce d'arancia, bucce di limone, sale, zucchero, acqua e farina. Magic, mystery and charming. In the wake of your smile, I see magic in your eyes. Romantic, sweet and fascinating. How can I resist you? I hear magic in your sighs. Magic, magic. Light of love in your eyes shining down on me. Hypnotizing my heart, creeping over me. Oh, magic, mystery and charming. In the wake of your smile, I see magic in you. Adesso l'amalgama impastando, aiutandosi con un mattarello tradizionale. Fatto con una mazza di scopa, giusto? Sì. It lifts you up when you are down. It takes you high when your thoughts turn round. It makes you fly, it makes you cry. What is this mystery funny thing called love? It's a wonderful word that love. Love, sway in the world with love. Love. Quindi si prende un po' di pasta, la si stende, la si piega. Ok, quindi la stendiamo, la facciamo sottile, poi dopo la pieghiamo fino a mezzo e poi dopo la ripieghiamo al centro. Thank you.
Anastasia continua a fare gli scauratelli tradizionali, vediamo la mia versione rivisitata. Invece di fare la classica forma, allungata e poi ripiegata a mo' di zeppola, farò delle piccole palline che poi friggerò sempre con il metodo tradizionale, però poi saranno intinte in della cioccolata fondente e in delle granelle di noci. Cerchiamo di fare delle palline non troppo grandi e che abbiano una forma rotonda. Di preparazione il condimento per i nostri scauratelli. La signora Dionisi ha messo lo zucchero e la cannella e dopo sarà il nostro condimento per gli scauratelli. Appena l'olio è pronto si friggono. Quindi prima utilizzavate l'olio d'oliva, mi dicevate, non l'olio di semi. L'olio d'oliva, dopo che abbiamo girato l'olio, l'olio di semi. Quindi, diciamo, hanno portato la modernità. Ah, sì. Però con l'olio d'oliva vengono molto più saporite. Questo è già tutto. Perfetto, quindi questo è il colore dei nostri scauratielli. E quindi li mettiamo su un po' di carta assorbente per far assorbire l'olio, per farli asciugare dall'olio. Si tira l'olio. Sì. When I look into your eyes, I suddenly realize how much you mean to me, my darling. When you came into my heart and opened up my life, that sweet sensation I have for you. I want you, I need you, but most of all, I love you. Those sighs, those laughing eyes, those lips and all. Adesso la signora Dionisia ci farà vedere la versione tradizionale, però con il miele. Quindi li mettete prima tutti in un piatto e poi ci mettete il miele. Il miele l'ho fatto leggermente sciogliere sul fuoco. Questi sono i nostri scauratielli preparati dalla signora Dionisia di Albanella nella versione con zucchero e cannella e nella versione con il miele. Ora passiamo alla versione un po' più moderna e rivisitata. Mettiamo le nostre palline nell'olio. Ci aiutiamo con una schiumarola
le giriamo. It's a long, long way to Diego, but don't worry, I'll take you there. I don't wanna go without you, come with me, you won't regret it. Una volta che abbiamo fatto asciugare le nostre palline fatte con gli scauratielli, li prendiamo con una pinza e li immergiamo nel cioccolato fondente. Facciamo colare leggermente e li mettiamo nella nostra granella, aiutandoci con la pinza. Giriamo la nostra pallina in modo che le granelle vadano in tutte le parti. Poi prendiamo e lo adagiamo nel nostro piatto e facciamo raffreddare in modo che la cioccolata si solidifichi. Continuiamo l'operazione con le altre palline. Della nostra puntata abbiamo realizzato queste tre versioni degli scauratielli, le due versioni classiche della signora Dionisia, quella con lo zucchero e cannella, quella con il miele mille fiori, e la versione un po' più moderna fatta con il cioccolato fondente e le granelle di noci. Ringraziamo la signora Dionisia per averci fatto compagnia in questa puntata alla ricerca dei sapori perduti. E poi, se voi vi fa piacere, ci possiamo rivedere per qualche altra ricetta. Che ci perdo? Non niente. E a noi questo ci fa compagnia. Ci fa tanto, tanto, tanto piacere. Vi ringrazio per averci seguito in questa puntata di Alla ricerca dei sapori perduti e vi do appuntamento alla prossima puntata.